immagini e suoni, no? Nelle immagini posso avere naturalmente infinite possibilità di linguaggi. C'è il linguaggio dei costumi, c'è il linguaggio dell'architettura, c'è il linguaggio dell'arte figurativa, naturalmente, no? E c'è il linguaggio dei paesaggi, no? E c'è il linguaggio dei design. Il cinema si costruisce attraverso piccoli frammenti che poi vengono articolati insieme, costruiscono prima la sequenza e poi naturalmente delle macro strutture che poi finiscono per coincidere col film stesso. Però oltre alle immagini ci sono i suoni. Nei suoni ci sono le parole, ci sono i rumori, c'è la musica, naturalmente. Quindi all'interno di ogni inquadratura io ho una vera e propria polifonia. Quando io vedo in un'inquadratura, no, qualcuno che parla e una scritta e poi la citazione di un quadro e poi scopro che quell'interno ha un design che ricorda perfettamente gli anni 30 e poi vedo i costumi e poi uno stile acconciature, no? In realtà tutto questo mi arriva appunto come se fosse un coro, come se fosse un'orchestra, no? E la forza, l'impatto, la pressione, la ricchezza di questa fonte sta proprio nel fatto che tutto questo mi arriva con una densità. Quasi sempre vedremo l'inizio di qualche film e poi faremo un po' di scomposizione dell'analisi del testo. Quali sono gli elementi del linguaggio che sono stati usati? Qual è il tipo di costruzione del racconto? In che maniera, rispetto a una scrittura, no? Possiamo dedurre che quello stile abbia un rapporto con un copione